Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andiamo ad aprire questo pacco enorme, regà, cioè non c'entra manco nell'inquadratura, è gigante. E non vi fate intimorire dal titolo per i più maliziosi. È grosso, non ci entra, è grosso, non ci entra, è grosso, non ci entra. Ovviamente mi riferivo che non c'entrava nell'inquadratura il pacco, perché è veramente enorme. Questo è un pacco che mi è stato spedito da una ragazza gentilissima in Ucraina, io come si dice non lo so, perché geografia io ho zero. E in effetti insomma, dov'è l'Ucraina? Ucraina? Boh. E niente, mi ha aiutata a prendere queste bambole della Gioia Preziosi. E adesso andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Per chi non se ne fosse accorto, indosso la felpa di Sailor Moon, quella che ho preso con i saldi di Bershka. Se vi interessa vi lascio il link del video. È stupenda, raga, cioè è caldissima. Questa è taglia S, veste un po' larga, però è molto bella. Intanto andiamo ad aprire il pacco adesso. Allora, ho dovuto mettere per terra il pacco perché sennò è impossibile farvi vedere le cose. Adesso capirete perché sono bambole abbastanza grandi, quindi vediamo anche se riesco a farvele vedere così bene. Ho paura perché appunto le scatole di queste bambole sono abbastanza grandi e la ragazza ha imballato abbastanza bene, però la scatola della spedizione ha due grandi ammaccature ai lati che sicuramente l'avranno fatta i corrieri, perché pare che le scatole ci danno i calci invece di portarle con le mani. Speriamo bene. Già vedo quelli che hanno detto. Allora, ragazzi, lei è la prima bambola che c'è nel paccone. Stella e Shandix, 50 cm, ragà, è enorme. In realtà questa bambola l'avevo già e l'ho comprata principalmente perché la mia ha la scatola abbastanza massacrata, ma purtroppo per colpa dei corrieri si è abbastanza rotta anche lei qui, quindi niente, ragazze, può fare. Cioè, una perfezionista come me che voleva una cosa un po' più nuova, non si può fare. È un po' impolverata, però la bambola è bellissima, cioè adoro. Andiamo a vedere le altre. La seconda è Bloom, sempre Shantix, 50 cm, cioè le sono enormi. Non ho portato di mano le Shantix, però sarebbe stato bello farvi vedere la differenza, magari vi metto una foto qui. E niente, questa pare che non si è rotta la scatola, anzi direi che è quasi perfetta, quindi meno male. La terza e l'ultima, raga, è lei, Flora, sempre Shantix, 50 cm. Questa anche purtroppo come Stella si è un po' rovinato il box, però da quel che ricordo è comunque messa molto meglio a quella che avevo già, quindi va bene così. Sono veramente stupende e adesso magari ve le faccio vedere un po' più da vicino, così le vedete meglio soprattutto di viso, perché hanno veramente un viso bellissimo. Comunque nel pacco non c'era nient'altro. Cioè, raga, non so se capite, ma sono enormi. Cioè, guardate, questa è la mia mano. Cioè, sono enormi, grandissime. Adesso ve le faccio vedere un po' più da vicino. Questa è Stella. Flora, la mia preferita. E Bloom. Bellissime, raga. E niente, questo era tutto per oggi. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la notifica così non vi perdete nessun mio video. Ci vediamo alla prossima, ciao!